Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan focaccia ripieno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 4 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina di semola, acqua, olio evo, lievito di birra, zucchero e sale. Per il ripieno, prosciutto cotto, mozzarella tagliata a fette, pomodorini, origano e olive. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di semola, la farina di tipo 0, l'olio, sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, dividiamolo in 4 parti uguali e stendiamo ogni parte con il mattarello. Posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno. Farcire col prosciutto cotto. E la mozzarella. Mettere momentaneamente da parte e stendere l'altro impasto. Posizioniamolo sopra l'altro impasto. Chiudiamo bene i bordi. Abbiamo chiuso i bordi con i rebbi di una forchetta, adesso spennelliamo la superficie con l'olio. Mettere adesso i pomodorini. Mettere le olive, spolverizziamo con del sale grosso e con l'origano. Facciamo lievitare in forno spento con luce accesa per almeno un'ora e ripetiamo la stessa operazione con gli altri due impasti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il pan focaccia, cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25 minuti circa. Il pan focaccia è cotto, serviamolo. Pan focaccia ripieno. Grazie e alla prossima ricetta!